Sinceramente mi dispiace perché è una squadra che merita di essere osservata e l'ho vista molto bene in campo. Per 10 minuti nel secondo tempo ha messo sotto anche il Milan e poteva pareggiare da un momento all'altro, al di là dell'episodio del palo. Però accade questo, è accaduto anche a Napoli, che ha degli sbalzi forse psicologici anche, che la portano in un certo qual senso a rischiare poi la goleada. Pensa di poter ottemperare a questo? Grazie. Sì, ha ragione su questo, sicuramente è un aspetto che va assolutamente migliorato perché, come si può dire, si può perdere, c'è modo e modo di perdere, insomma, ovviamente prendere le goleade è così, non piace a nessuno, io dico che c'è da lavorare molto perché è una squadra che magari cade, diciamo, psicologicamente nel momento che poi vede che la gara non è più recuperabile. Oggi dobbiamo essere insomma, così cattivi con i miei ragazzi, secondo me, perché al di là di tutto poi sono stati due episodi che sono stati due autogol. Ci cioè, abbiamo fatto noi in pratica il gol, il terzo e il quarto al Milan, perché noi sul 2-1, pensando che eravamo rimasti in partita fino alla fine del primo tempo, quando eravamo 1-0, per qualsiasi squadra sfido chiunque a stare 1-0 dopo 30 secondi, non ci eravamo neanche messi seduti in panchina e già perdevamo 1-0. Rimanere comunque in gara e poi prendere il secondo gol nel secondo tempo e poi riaprirla. E parlo di Balzano, io direi anche l'occasione di Bjarnason, che è stata un'occasione che un po' ha ripetuto l'azione di Napoli, solo che a Napoli aveva un avversario, ha colpito di testa e ha fatto gol oggi, da solo in aria, si era infilato bene, ha tirato addosso ad Amelia. E quindi poi dopo i due autogol è chiaro che la squadra dopo la partita è finita, su questo aspetto ci dobbiamo sicuramente lavorare, però io la prestazione la ritengo comunque positiva. Positiva assolutamente. Il secondo tempo siamo stati fortunati ad andare sul 2-0, poi dopo lì ci siamo presi come al solito un pochino di pausa e abbiamo preso questo gol su punizione. Il Pescara, che già nel primo tempo, non creandoci grandissimi pericoli, però dava la sensazione di poter essere pericolosa, si è subito ripresentato con un colpo di testa di Bjarnason e già lì era la prima avvisaglia. Poi siamo andati sul 2-0. E lì abbiamo sbagliato in quella punizione e dopo siamo stati anche fortunati in quel tiro che è finito sul palo, quella palla che è finita sul palo, perché poi dopo le partite si complicano e questo era successo anche a Torino, che non si è complicata, però sul 4-1 eravamo un pochino usciti dalla partita e abbiamo preso il 4-2 e subito dopo c'è stata un'azione importante del Torino dove potevano andare sul 4-3, mancavano sempre 10 minuti. Noi bisogna migliorare in quei frangenti di partita dove la partita è chiusa e non ci deve essere nessuna cosa al mondo che la partita si può far sì che si possa riaprire. Buonasera mister, una domanda. Buonasera. Come mai ha rinunciato a partire dall'inizio con Quintero? Cioè, nel senso, ha lasciato Quintero in panchina e lo ha schierato soltanto nella ripresa? Beh, perché vabbè, in settimana comunque avevo ottenuto delle buone risposte, innanzitutto dalla partita di domenica di Genova, della partita contro il Genova, da Weiss, dai due attaccanti, diciamo in pratica da tutta la squadra, a parte poi lo squalificato, anzi l'infortunato Kosic, che poi è stato sostituito oggi molto bene anche da Capuano alla fin fine. E quindi ho voluto riproporre un po' la squadra con la posizione un po' diciamo, più accentrata di Weiss. Poi sicuramente non ha fatto una delle migliori prestazioni Vlad e l'ho cambiato, ho proposto, dopo ho messo Selic perché comunque ha più o meno le stesse caratteristiche per poter comunque impensierire da quella parte, però poi dopo ho messo Quintero, noi abbiamo diversi giocatori con caratteristiche diverse, quindi Quintero può giocare lì dove ha giocato, però adesso in questo momento avevo preferito comunque mettere Weiss anche perché Quintero come si è allenato, però la prima partita poi dopo è stato fermo una settimana e quindi non è un giocatore che è al massimo della condizione. Che Pescara fino alla fine riuscirà a lottare per la salvezza e credo che alla fine, visto che c'è anche il mercato di gennaio, ci possa riuscire. È una squadra molto compatta, è una squadra che come squadra concede poco. Noi se magari non riuscivamo a fare subito il gol all'inizio, ci potevano creare dei problemi. Poi la cosa positiva, credo che sia quella che loro sembrano, danno la sensazione di essere sempre più pericolosi quando arrivano vicino all'area, perché hanno dei giocatori davanti che si muovono bene, poi hanno questo ragazzo Bjarnason, se non sbaglio, Bjarnason, io con nomi faccio la gran fatica,
È molto bravo, un ragazzo, un giocatore che mi sembra anche molto intelligente, che si muove molto bene. Infatti a Napoli ha fatto gol di testa, oggi subito all'inizio del secondo tempo ci è andato vicino, quindi ha anche una buona qualità. Toni è un buon giocatore, cioè un ragazzo che è appena arrivato in Italia, cioè, anche l'anno scorso. È di Verratti, però credo che dia delle buone geometrie. Io credo che il Pescara abbia una buona squadra per potersi salvare, visto che ora c'è anche il mercato di gennaio. Sì, ci hanno pressato insomma all'inizio della gara, soprattutto tra l'altro il gol è nato dopo 30 secondi, purtroppo è nato. Oggi abbiamo fatto credo un po' tutti noi, un po' tutto noi, al di là che il Milan è una squadra forte, importante, per carità, però cioè, insomma se noi andiamo a vedere gli episodi, due autogol, il gol iniziale è stato un passaggio di Nielsen sbagliato, sono partiti, hanno allargato poi il gioco sull'esterno qua e hanno messo la palla su Nocerino che sapevamo che è bravo ad inserirsi senza palla e ha fatto quello che ha dovuto, però da una nostra palla persa a tre quarti campo in un momento di pressing invece di magari mandare sulla palla abbiamo cercato di giocarla ancora a terra, però diciamo la mentalità a me piace che comunque la squadra cerchi di giocare a calcio e quindi a volte magari ha esagerato e le difficoltà ci sono state in questo senso quasi effettivamente il pressing del Milan all'inizio c'è un po', però dopo la squadra è rimasta comunque è rimasta in partita, insomma, era difficile per tutti poi magari stare solo 1-0 fino alla fine del primo tempo, poi abbiamo subito il secondo e l'abbiamo riaperta con Terlizzi e poi con quei due episodi che potevano anche portarci sul pari.